Dal nostro corrispondente Andrea Elefante un risultato che sarà già importante ai fini della qualificazione nel campionato. Ci sono più margini da recuperare. Il gruppo Europa League è un mini campionato di 6 partite e così Gian Piero Gasperini ha già detto molto, se non tutto, su Sporting Atalanta domani pomeriggio. 18.45 italiani allo stadio Alvalade. Sulla carta la prima gamba tra i due favoriti del gruppo. Entrambi nel vantaggio del gruppo con 3 punti. Gasperini in effetti, afferma il tecnico, al momento del disegno sportivo era in vantaggio. Nel pensiero comune misurarci sul campo. Speriamo di avere un sentimento diverso e di sovvertire le previsioni. Ma è già chiaro quali difficoltà Atalanta sarà di fronte Sporting, non sembra avere punti deboli a lo scheletro della squadra che era campione 2 anni fa. Veloce, veloce, con un grande potenziale particolarmente offensivo. Ma chissà anche essere compatto. Diciamo che ILL organizzazione del team è il punto di forza di entrambi. E speriamo prima di tutto offrire un buon gioco per noi piacere a 50.000 persone. In uno stadio così prestigioso. Sarebbe un bel obiettivo. Dato che Atalanta ci è tornata. IT e accento grave è sempre stata l'Europa che ci ha dato qualcosa per il campionato. Non viceversa. Tutti i 3 anni fa. A breve distanza da questo stadio. Cioè ad Alus. Atalanta ha giocato per una pietra miliare altrettanto prestigiosa. I quarti di finale la Champions League e la semifinale è caduta perdendo con il PSG solo negli ultimi minuti.